chi è l'India? Che cos'è una Royal Enfield? Ogni persona al mondo, almeno in una delle sue vite precedenti, è nata in India. Gregory David Roberts, nel libro Shantaram. Secondo l'enciclopedia online Wikipedia, l'India è il settimo paese al mondo per estensione geografica, è il secondo paese al mondo più popoloso e secondo alcune statistiche potrebbe superare la Cina nel 2037. Regione di rotte commerciali storiche e di vasti imperi. L'India rappresenta la culla dove sono nate quattro delle più grandi e importanti religioni al mondo: l'induismo, il buddismo, il jainismo, il sikhismo. Il 70% degli indiani vive nelle zone rurali. Circa il 65% è il tasso di alfabetizzazione, con una punta massima che viene raggiunta nello stato del Kerala. Oltre l'80% della popolazione indiana è induista e la seconda comunità religiosa in India è rappresentata dai musulmani, che coprono circa il 13%. Il buddismo copre circa lo 0,80%. 28 stati e circa 4.000 km dall'estremo nord all'estremo sud. L'India è un arcipelago di lingue e dialetti. L'hindi è la lingua più parlata e la lingua ufficiale dell'Unione. Convivono poi altre 21 lingue ampiamente diffuse e parlate. All'inglese viene riconosciuto lo status di lingua sussidiaria ufficiale, utilizzata soprattutto in ambito commerciale. E in tutto questo sistema convivono oltre 1650 lingue. Ma che cosa significa affrontare un viaggio Royal Enfield? Che moto è la Royal Enfield? Sono andato a chiederlo al capitano della Royal Enfield Bologna. Ce l'hai da quando giri la chiave. Quando giri la chiave, metti in moto, senti il rumore del battito di questo monocilindro 500, per cui le giuste vibrazioni garbate che ti accompagnano per tutto il viaggio, però non danno noia, fanno parte, come dico io, del cinema di questa motocicletta qua. L'emozione è quella di viaggiare su una moto che ti dà, che è molto caratteristica, una moto che fa piacere a te che la guidi e agli altri che ti guardano, perché comunque appena ti fermi tutta la gente intorno. Royal Enfield, guidare una Royal Enfield e affrontare un viaggio in Royal Enfield, senti proprio tutta la storia di questo marchio motociclistico storico che ha servito l'esercito inglese, le poste inglesi, che tuttora da più di 50 anni in India ha la propria produzione. E senti tutta questa storia dietro, ecco, ti senti proprio un bagaglio, ecco, parti con un bagaglio già in più, che è quello della storia che c'è dietro questa motocicletta qua. Davide sicuramente in India acquista
aspetterai o prenderai una 350, anche perché per quel tipo di clima, per quel tipo di strade, è la moto, a mio avviso, ripeto, delle vecchie motociclette, quella che può essere più affidabile. Uno, perché è fatto all'insegna di quello che non c'è non si rompe. È una moto che è fatta dal 1930, quella che aveva gli inglesi nello sbarco in Normandia. Dovrei stare attento, tu perché sei abituato da europeo ad avere il cambio a sinistra, ad avere le marce, qui è il cambio a destra, hai il freno chiaramente a sinistra, e poi, tanto per complicarla, perché gli inglesi fanno le cose semplici, fanno difficili le cose semplici, hai anche le marce, per cui hai la prima in alto e la prima in alto. Hai una motocicletta che ti porta ovunque, perché è un carro armato, hai quattro marce, hai una batteria che serve soltanto per la moto rude, una moto che...